Campionato nazionale dilettanti Serie D girone F, si affrontano il Matelica, padrona di casa in maglia bianca, e l'Alma Juventus Fano. Buon pomeriggio da Sergio Catalani. Ancora il Matelica con Espoito che viene chiuso in qualche modo, ma ancora Espoito che però ha la meglio. Espoito, vediamo, prova la serpentina. Esposito fa tutto da solo, il pubblico. Attenzione, c'è il calcio di rigore per il Matelica. Due specialisti, Espoito nel calciare i rigori, ti resta del pararli, parte Vittorio Espoito, il tiro e il gol. Matelica 1, Alma Juventus Fano 0. Verso Pesaresi, attenzione, c'è il 2-0, il raddoppio. Lispi allontana, mette giù Pesaresi per Esposito che cerca di portarsi a spasso Torta. Bandierina alzata dell'assistente che va a richiamare l'attenzione del direttore di gara. Vediamo se prenderà provvedimenti, vediamo se è il mister o è un dirigente. È Dolce, il direttore sportivo Dolce, che abbandona l'ex camerino. Dolce abbandona anche Alessandrini, anche il mister Granata Alessandrini, che prova a innescare Esposito. Attenzione, punta Torta, fa quello che vuole, va via Esposito, il tiro e la palla che sibila il palo. Accentra il tocco a Sassaroli che prova a penetrare centralmente Borrelli, vediamo, c'è Sartori, esce il portiere Borrelli, attenzione, Lispi salva. Borgese, intanto Moretti prova a innescare Esposito che era in svantaggio su Salvato e gli lascia e se lo brucia la grande. Esposito, il tiro palo, la palla ancora per Ilari e si salva con Esposito. Salvato quindi a Favo, Borrelli, ma sono già in due su di lui. Esposito intanto prova, è prezioso anche in zona d'attacco. Esposito che si brucia tutti, ancora Esposito show! Finisce qui, esulta il pubblico matericese.